Andrea Damante difende Giulia De Lellis dalle accuse di omofobia. Giulia De Lellis, Andrea Damante corre in suo soccorso. La nuova edizione del Grande Fratello VIP non sembra godere di una particolare stima da parte del pubblico da casa. Il motivo? Le continue dichiarazioni omofobe dei suoi partecipanti. Giulia De Lellis, insieme a Marco Predolin, non è sembrata essere una sostenitrice della comunità LGBT. L'attuale compagna di Andrea Damante ha paragonato l'essere gay all'essere dipendente da droghe, all'essere dei tossici. Il web non ha accolto nel migliore dei modi questo paragone e a gran voce ha chiesto più volte alla produzione del reality show di Canale 5 di prendere seri provvedimenti a riguardo. Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, il programma pomeridiano di Maria De Filippi, ha recentemente rilasciato un'intervista al settimanale Sky, dove ha preso le difese della sua amata Giulia De Lellis. Sono certo che Giulia non abbia realmente questo pensiero su quel tema e gode di una stima profonda da parte degli amici, i quali, per inciso, principalmente sono gay. Ha dichiarato il fidanzato dell'esperta di tendenze più famosa del piccolo schermo. Inoltre, il bel di Ilunga Veronese afferma che le frasi dette da Giulia siano state pesantemente strumentate da chi al momento è alla ricerca di un minimo di notorietà. A chi si riferiva? Andrea Damante rompe il silenzio, Giulia De Lellis non è omofoba. Se Andrea Damante prende le difese della sua compagna, Soleil Sorge si schiera contro Giulia De Lellis durante una recente puntata di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D'Urso. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e attuale fidanzata di Luca Onestini, ha accusato la sua collega di aver rilasciato dichiarazioni abbastanza pesanti su un argomento fin troppo delicato. L'argomento in questione riguardava l'adozione di bambini da parte di coppie omosessuali. Andrea Damante va controcorrente e prende le difese della sua amata. Nella casa è diventata amica di Malgioglio, se lei fosse come la descrivono, non lo frequenterebbe. Ha fatto notare il tronista al giornalista che si è occupato di intervistarlo. Giulia De Lellis, stando a quanto dichiarato dal suo compagno, sarebbe soltanto vittima della sua ingenuità e della strumentalizzazione delle sue parole da parte di alcuni media e da chi è alla ricerca di un po' popolarità. Andrea, l'idolo delle ragazzine, ha detto la verità o questo è soltanto un tentativo di salvare la reputazione della bella esperta di tendenze? Dopo le sue dichiarazioni, il popolo del web non è apparso particolarmente contento di Giulia, nonostante prima fosse difesa a spada tratta.